Allora, buongiorno. Qui Eugenio e Vincenzo alle falesie e alle ferrate di Volturara Irpinia. C'è un po' di sole, si vede poco, però ci accingiamo a scalare questa via ferrata. Andiamo? Ok, Fai tu andiamo. strada o vado io? È uguale, vai tu davanti, dai. Ok. Cominciamo. L'unica cosa negativa è che parti direttamente in quarta, senza spezzare il fiato, senza... Io cerco di usare soltanto la roccia per arrampicare, il cavo lo uso solo come emergenza. Ah, no, io... sai che cos'è? Io mi ci metto la mano dietro, così evito di fare lo sforzo di tirarmi ogni volta le longe. Perché anche perché poi... Ah, ma se ti si sfila tu cadi per un paio di metri giù, anche perché la roccia è abbastanza viscida. Forse abbiamo fatto la fesseria di metterci sti maglioni, che già sto... già fa caldo. Vabbè, dai, è vero tutto, ma qua non serve un cazzo la ferrata. Però, non lo so, vedrò. Verticale questo tratto, eh. Sì, infatti, se uno casca qua si fa male, ma a quanto pare non li vedo da nessuna parte. Se non lo so, tu già ci sei stato, ci sono sopra? I gommini no. Ah, ha risparmiato sul costo. Sinistra qua? Sì. Sì. Di momento è solo una giostra. Ma
gioco così. Bella, sto passaggio è bello. A posto, andiamo avanti. Opla. Alla fine è un zig zag, è un zig zag. Attenzione qua, perché sono andato vicino a farmi male. Ci sta questo spugnone di roccia che esce. Quando vai a mettere il piede ti ci butta lo stingo vicino. Siamo al culmine del primo pezzo. Questa qua è la fine della, del tratto azzurro. Sì. Ma qua è traversa. Traversa a destra? No, allora, questa qua è qua a destra, vedi? Io vedo che c'è... a sentiero là a sinistra. No, io vedo via ferrata. Leggo via ferrata. Variante del bosco. Poco difficile. Vabbù. Allora andiamo a fare questa destra. Ma sì. Qua il cavo, che cavolo che si cava? Serve a poco, no? Forse per indicare dov'è la via per continuare la via ferrata. Ah, qua hanno crepato la roccia, vedi? Vedi? Sì. Vabbè, quel passaggio là. Io l'altra volta avevo sbagliato, perché, vedi? Avevo fatto, cioè, ero partito di qua. Ah. Questa qua arriva là, no? E continua, vedi che lì a destra si interrompe e poi riprende. Il cavo, vedi là, sullo strapio dove si interrompe e poi riprende. Lì è la nera. Io ero arrivato là sopra e poi da lì ho dovuto svalicare a destra e prendere quest'altra. Ah, ho capito. Quindi anziché fare questa qua che era nera, che avevo sbagliato. Dove c'è scritto che... Allora, variante Maroia. Maroia. Variante del mulo. Ed è la nera. Dove c'è scritto che è nera? È pittata nera, quindi andiamo avanti, le facciamo, vediamo dopo questo. Poi, continuiamo di qua. Eh?
Questa nera mi intriga, però quel passaggio là ve lo vedo impossibile. Questa è quella rossa. E la rossa ancora pesci da qua, ma da sopra. Ah. Com'è sta rossa? Bella. Semplicemente bella. Il grillo, guarda. Che bello. Sarò in grado? Sì, sì. Tu dici? La difficoltà inizia a sentirsi. Sì. Ma tu ce la farai tranquillamente. Se non ce la faccio. Ah, beh, il grilletto è andato via. Se non ce la faccio, riscendo. Che cazzo ti devo dire? No, lì. Guarda che bello il grilletto, ah. Che bello. Lo prendi con la telecamera? Sì. Vediamo un po'. In un prossimo futuro questo qua diventerà il nostro nutrimento. Cazzo dici? Sì, sì. Ok, l'ha messa a fuoco, c'è. Lasciamo libero, no, questo lo spaccico vicino a qualche roccia. Aspetta, così. Ecco. Sono bello rosso sotto le ali. Tu sei convinto di fare la russa? Pienamente, e per forza questo dobbiamo fare se vogliamo proseguire. Ah, è la più semplice. E se no c'è una nera. Ah, io so che ce ne sta un'altra. Sopra si finisce la rossa e riprende la azzurra. Ah. Abbiamo fatto prima l'azzurra. Tu quindi questa già l'hai fatta? Non questo pezzo qua. Ah, ho capito, sì. Da dietro in poi, da spesso. Piano piano. Vedi. Il tratto rosso immagino che ancora debba venire. Questo è il tratto rosso? No, il tratto rosso nel senso difficile. L'unica cosa negativa è non aver spezzato il fiato. Verticaletta là, eh! Si è divertito l'amico là. Come si chiama? Oreste. Oreste. Guarda, un bello qua. Intanto qua c'è un sasso in più. Mazza come scivola, oh. Scivolosa. Prendiamo fiato. Ah, perciò tu qua te ne sei venuto con le scarpe. Ho capito. Ho detto ho capito perché te ne sei venuto qua con le scarpette. Meno male che si sta l'aria condizionata qua. Senza? Ma non lo. Sì, però non rischiare. Capito? Qua,
cazzo. Divertente, vero? Qua mi sto sfondando. Vai, tutto allenamento. Cazzo. Qua non è verticale. Ho fatto una stronzata. Aspetta un po'. Ah. Ah. Chi è Francesco? Cassettano, il rematore Giulietto di Lima. Ah. Qua è preso e se ne è sceso il suolo. E poi mi ha avuto alla fine della rossa e ha ripreso la rossa. Qua devo prendere fiato. Sì. Ah, questa è una tosta qua. Sì, per questo multipiccio. Però da qua a riposarmi un po', perché sennò sto tratto qua. Bisogna farlo in aderenza. Che hai fatto? Ah, un'altra cosa. Cazzo! Hai visto la stronzata che stavo a fare qua? Intrecciato. Hai visto? Io per evitare gli intrecciamenti prendo più quello di sotto, lo passo sotto e lo passo. Ma stavo, hai visto come stavo io? Sì. Bisogna stare sempre molto concentrati. Adesso sta parte qua. Tocca vedere bene come cazzo fare. Devo entrare un po' di tempo questa cosa qua. Perché muove la parte larga, si rovina ferro e ferro. Ah! Quindi devo comprare un po' di tempo solo per da tenere qua sotto. Io quasi qua. Sono da Oscar20 chiama su rete Radio Montana. Un po' di fiato l'ho ripreso, dai. Però mi tocca vedere come cazzo. Ma con le scarpette mi sono trovato benissimo, eh. Non c'è più di tutto. Anche perché sono qua che sono soffolato. Qua ci sono arrivato. Mo. Tocca. Fermati, eh. Questa parte qua è mica male, eh. Ma vedrai che può essere molto più facile, eh. Devo prendere fiato. Tutto tempo. Vorrei vedere. Aspetta, eh. Hai capito che ho dovuto fare qua? E lasciati. Cazzo, è tosta qua, eh. Un po' che sono un problema.
ecco qua, risolto. A distruzione delle braccia qua, eh. Eccoci qua. Cazzo. Allongia di qua. Cosa lancio pure? No, 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 no. Devo partire. Io sento che hanno lavorato. Mettimi il piede sopra. Vai. Ma spingi sopra, sopra. Sento che hanno lavorato i bicipiti a me, eh. Ah, cazzo, sui bicipiti. A me hanno lavorato anche le dita del piede. Cazzo, la maniera sarà impossibile, eh. Vediamo che non ci stanno altri tratti così. Vediamo se questo trattino un po' deve pigliare, ma poi dopo ci sta l'ultimo tratto per vedi che devi fare le staffe. Oppla. Io ho digerito anche il pranzo e la cena di ieri. Cazzo, è divertente qua, oh. Ma qua termina? No, continua. Devi usare le staffe, i gradini. Ah, a sinistra qua. Allongiati, eh. Qua dobbiamo recuperare le braccia perché altrimenti. Cazzo, questa è tosta, eh. Io non ho mai fatto così. E qua è l'altra parte di merda, però. Vabbè, passata con intelligenza, dai. Ok.
sperando di trovare un appiglio a destra. No. Com'è? Non devi salire, devi darti a far cavo direttamente. Tu dici? Sì, sì. Con il piede qua. Ah, perché lui si usa il cavo questo qua con il, come prova. Non l'ho usato, però ho usato ste staffe e poi mi sono aggrappato direttamente alla maniglia. Le braccia sono quasi andate. Ho fatto questo passaggio poi è facile. È facile, sta miglia. Ho visto. Ma troppo sottili queste catene. O no? No, vabbè, comunque sono ghiacciaio. Sti cazzi. E poi siamo solo per la calata, eh. Solo per la calata. Fin quando devono calare a qualcuno di 70-80 kg. Ok. Problema. L'allenamento l'abbiamo fatto sicuro. L'allenamento l'abbiamo fatto. Le braccia sono quasi andate a me. È come un guazzo. Visto come l'ho fregato qua. Quanto altro è? Ma non mi ricordo, sono altre forse una cinquantina di metri, poi che? Torna azzurra. La faccio un cazzo. Mamma mia. E qua c'è un doping. Ho fatto un'altra volta la stessa stanzata di prima. Allora, questa va così e questa va così. In modo che questo quando la stacco sta libera. Stai annoiando? Ti stai annoiando? No, mi sto proprio divertendo. Perché sto talmente rilassato.
Uffa. No. Bella brisa fresca. Si muove? Ok. Come siamo saliti qua? Ho visto, siamo saliti parecchio. Ma qua si risale? Che sta abbia paura, figurati, che comunque non avendola mai fatta così, e lo sforzo lo sto a fare, bello esposto, vabbè, ma a me l'esposizione non è che mi dà, ma non sto agganciato, figurati. Vediamo che ci sta l'aria condizionata. È scappato un piede, visto? Mo qua tocca di posare. Un po' questa parte qua è verticale proprio, l'ultimo tratto, l'ultimo tratto poi di
diciamo che è stata sempre così dall'inizio. Sopra sta quello che ci aspetta col secchio di Bill. No. Ah, che peccato. Ah, sto spuntone qua, chi ce l'ha messo? Si può fa? Vai, vai. Ma è lecito? No, però da tutto è lecito. Ah. Pure buttare il compagno giù. No. Anche perché poi la sua anima ti perseguiterà per tutta la vita. Qua in aderenza proprio qua, eh. Ah, eccoci qua. Questa doccia è tutta lesionata, hai visto? Vedo l'uscita. Qua è diventata semplice. Luglio le palle sullo scoglio. Dovevo andare a destra o a sinistra qua? E chi dovrebbe? Bello qua, ti guardi anche la macchina. Oggi ti faccio i miei complimenti. No, complimenti a te. No, che ce l'ho fatta. Oh, è duretta questa, eh? Sì. Poi io leggo discesa dalle vie Multipicci. Discesa dalle vie Multipicci, 20 minuti. E via di fuga.
quando sei tu, quando l'hai fatta tu, che hai fatto? Io sono andato qua, sono arrivato. E poi come sei sceso? Di qua ci sta il sentiero. E però non è indicato. No, di qua sono andati qua. Questa amore è questa è l'azzurra, questa qua, una nuova. Questa è un'altra ferrata, questa qua. Non l'hai fatta quella? No, questa l'ho fatta questa. Quanto altro è lunga questa? Ma arriva là saranno un 100 metri. Speriamo che è facile. Ma è facile, è tutta passeggiata, volendo può anche fare la svincolata. Ah, qua ci hanno messo il cemento a terra. Si potrà riprendere da lì dove sta il sentiero, dove sta la via di fuga. Aspetta, Tom. Ti ho perso io? Sì. Ma la lascia aperta. Bella, bella, mi sono divertito. Ma i muscoli sono andati, anche quelli delle gambe. Abbiamo lavorato, Azzurra è per i bambini praticamente. E mo tu che vorresti fare? Fammi capire, vorresti arrambicare? Chi cazzo ti arrampica più? Se hai voglia, se no facciamo un po' di... Quello sì. Di addestramento. È stata piccola, ma intensa. Ci farò vedere gli amici. Cazzo. Certo, però la regola potevano agganciare questo in quello. Ma tu stanchezza zero? No. Come no? Sento i muscoli affaticati, però non mi sento stanco. Ehi sì, forse mi sono drogato poco. Un po' caldo. Pure io. Fuga per la vittoria. Sì, ma tranquillamente, ma non c'è pericolo, diciamo che se quando non ce la fai più torni indietro, no? Tanto ti prendi alle sorte, ti fa la calata direttamente da me. Anche perciò io di solito me le porto sempre, mi porto appresso.
Vabbè, ma i spezzoni devo portare 60 metri qua per fare una calata. Hai capito? Non bui. Sì, infatti sto scomodo, io non mi sono manco collegato proprio. Bella però, devo dire la verità, ho fatto un bel lavoro. Ci riverrò per tentare la nera. Però arrivi distrutto, guarda. Cioè io... Dai, un paio di settimane di allenamento. Te la fai senza problemi questo qua. Che ho lavorato parecchio di braccia, capito? Vabbè, se non altro... abbiamo rinforzato i muscoli. La terra? Quando piove si sa che fa. Eh sì, immagino. Ma questi hanno fatto, hanno lavorato parecchio qua per pulire. Sì, l'hanno disassemblata, come si chiama? Disisboscata. Hai visto tutte quelle piante tagliate giù? Ci hanno lavorato un bel po', ma hanno fatto un bel servizio, devo dire la verità, complimenti. Magari ce ne uscisse un'altra fase di afferrata. Non penso, è troppo verticale, va. Ma perché questa qua, diciamo, è verticale? Mi ha sfondato in un paio di passaggi. Siamo al culmine. Sì. Altri 10 metri siamo arrivati. Scendere dalla ferrata. Per emergenze chiamate Eugenio. Buona prova.